un'occhiata al calendario riguardo alla nostra posizione in classifica. E c'è un dato che balza agli occhi e mi ha fatto riflettere l'intervista di Moretti oggi sulla Gazzetta. Che lui ha detto che le prime quattro partite abbiamo sempre perso perché abbiamo sempre trovato le più forti. E squadre tipo Milano, Sassari, inavvicinabili per noi. E noi domani siamo alla settima partita in casa e per la settima volta abbiamo una delle prime otto in classifica. Al di là di Caserta che poi è nona. Quindi diciamo il calendario in questo senso non ci ha aiutato. La classifica per noi in questo momento è negativa, anche se poi non siamo ultimi, ma comunque è negativa. E allora sono andato a vedere il calendario delle altre e mi è venuto da notare questa cosa che credo sia basilare. Montegranaro ha avuto in casa noi e Pistoia ha avuto in casa noi e Cremona. E c'è tutta la differenza del mondo per quei 4-6 punti in più che hanno in classifica rispetto a noi. Invece di avere noi dirette concorrenti, magari abbiamo avuto la Milano, la Sassari o la Brindisi di turno e siamo ancora fermi a 4 punti. Ecco, questa capisco che è un discorso non elettrizzante per chi come voi fino a 2 anni fa magari pensava allo scudetto, però questa è la base del nostro campionato, abbiamo avuto veramente un calendario inclemente e pensiamo di poter ribaltare la situazione mano a mano che il calendario ovviamente ci proporrà scontri diretti in casa e scontri con squadre che appartengono alla seconda parte della classifica. Detto questo è ovvio che noi come squadra dobbiamo migliorare, secondo me piano piano, non costantemente, ma con degli sbalzi sicuramente, lo stiamo facendo. Le ultime tre partite, a parte la seconda parte di Reggio Emilia, che peraltro ha riservato, avete visto lo stesso trattamento a Cavenezia, 36 in un quartino, a parte la seconda parte con Reggio Emilia, non dico che abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo fatto una partita specialmente difensivamente un po' più consistente. Quella di Bologna non è stata bella da vedere, assolutamente, ma soprattutto perché non abbiamo segnato mai. In questo momento ci stiamo accontentando di poco con questi miei discorsi, io mi rendo conto, però sono fatti, ecco, non sono opinioni, sono fatti. Quindi dobbiamo guardare assolutamente con fiducia, visto che la squadra si allena e viva, al futuro, sapendo che qual è il nostro obiettivo e abbastanza fiduciosi, nonostante tutto quello che abbiamo passato, di poterlo raggiungere. Io ci credo molto a sta pappardella che ho fatto, perché ripeto, sono fatti e non opinioni. Allora, da parte della banca di Pesaro, da parte mia, di tutto il personale, di tutta la banca, i consiglieri, un grandissimo in bocca al lupo alla vittoria Libertas sulla partita di domenica, sperando che serva per portare a casa 2 punti che sarebbero molto buoni alla classifica. Grazie.